Poche ore poi si conoscerà il destino di Edgar Elizalde, una storia strana quella di questo difensore uruguaiano classe 2000, arrivato nel 2017 a Pescara con importanti premesse. In biancazzurro, nonostante il lungo contratto, non gli è stata data mai grande fiducia, basti dire che da allora ha collezionato appena 6 presenze, 3 in Serie B e 3 in Coppa Italia, appena 3 da titolare, 2 in Coppa contro Chievo e Notaresco, in campionato 1 contro il Cittadella. Proprio questa partita, lanciato da Le Grottaglie, è stata la penultima gara in biancazzurro, giocata prima della pandemia, il 14 febbraio 2020. Rigore procurato ai veneti che costa la sconfitta al Pescara e stagione di fatto per lui finita. In C pochissimo spazio a Catanzaro, meglio decisamente con la maglia della Juve Stabia, ma per esplodere Elizalde ha bisogno di tornare in patria e indossare la gloriosa maglia del Peñarol con cui vince un titolo. È la svolta per la carriera del calciatore, ma anche per il Pescara, che intravede una interessante plusvalenza tra i 600 e i 700 mila euro ad un anno dalla scadenza del contratto, giugno 2023. Resta da capire se il Peñarol eserciterà l'opzione entro la mezzanotte di questo 30 giugno, alla scadenza dunque del prestito, o se ci sarà via libera per gli argentini dell'Independiente pronti a pagare il cartellino del difensore. Soldi freschi che aiuteranno la campagna acquisti del Delfino, che sta decollando proprio in questi giorni. Si attende solo la ratifica per l'operazione col Monza, che porta il portiere sorrentino ai Brianzoli in cambio di 1 milione di euro, raggiungibile coi bonus, il prestito di Sia Tunis e i cartellini di Sommariva e Lombardi. In addirittura d'arrivo anche l'attaccante Facundo Lescano da Lentella, nonostante le resistenze di Luca Clemenza a fare percorso opposto. Lo scambio De Marchi della Latta col Padova, gli innesti dell'attaccante Luigi Cuppone in prestito dal Cittadella e degli esterni Lorenzo Milani e Matteo Saccani. Per la porta, oltre Sommariva, il Pescara cerca un titolare e l'ultima idea è l'ex gubbio Simone Ghidotti della Fiorentina.